Mi sto recando verso una piazza molto particolare che conserva una storia davvero importante. Campo Pisano, un luogo che probabilmente, storicamente e anche secondo le leggende, fu la tomba di migliaia di prigionieri pisani. Quest'area, che un tempo era addossata alle mura del Barbarossa, fu inglobata all'interno della città soltanto nel XVI secolo. Beh, bisogna dire che il turista è alla ricerca di questa zona perché è molto ambita, però è anche vero che è facile perdersi tra i vicoli di Genova alla ricerca di Campo Pisano. Si trova proprio nel quartiere del Molo, poco sotto Piazza Sarzano. Beh, c'è da dire che una volta giunti ci si rende davvero conto di essere a pochi passi dal mare. Ci si trova in una zona circondati da questa struttura architettonica perimetrale alla piazza e siamo anche all'ombra del ponte di Ravasco. Perché Campo Pisano? Beh, questo lo si deve alla costruzione della prigione che fu appunto eretta dai genovesi fin dal 1284, dove imprigionarono tutti i pisani al ritorno dalla battaglia della Meloria. Dopo aver strappato le catene dal porto di Pisa e averle appese a Porta Soprana e a tutte le porte cittadine della città di Genova, portarono qui, che un tempo era a picco sul mare, i prigionieri della battaglia. Una leggenda narra che i fantasmi delle anime dei prigionieri siano ancora presenti in questo luogo e che di notte o nelle giornate di tempesta si possono udire dei rumori particolari e molto strani provenire dalla scalinata che dalla marina arriva proprio fino quassù, fino a Campo Pisano. Le leggende narrano di tanti morti, diverse migliaia, come abbiamo detto, addirittura arrivano a narrare di 9.000 morti. In realtà la storia ci dice che furono circa 5.000 i morti e 1.272 i prigionieri che arrivarono a Genova, quindi i prigionieri dalla parte di Pisa. Tra le curiosità storiche di questa zona possiamo narrare che uno dei segreti è proprio quello in cui Marco Polo dettò a Rustichello all'interno di queste prigioni il Milione, il best seller dell'antichità che narrava appunto i viaggi in Asia insieme allo zio. Beh, però se vogliamo andare ad approfondire ancora un pochino, solo un migliaio di prigionieri pisani tornò a casa dopo 13 anni di prigionia. Gli altri morirono tutti e sono sepolti sotto il quartiere genovese, che da loro prese il nome di Campo Pisano. Tra storia e leggenda, i segreti d'Esena torneranno tra una settimana con una nuova storia legata alla città, nuovi segreti. Per il momento continuate a seguire il canale YouTube Dario il Leggendario. Per ora è tutto, alla prossima avventura!